quindi ti mostra il cluster di notizie che c'è attorno a questo tema. Ma non solo. Se vado sulla ricerca web e cerco la lite Berlusconi Alfano, mi fa vedere un po' le ultime foto, mi fa vedere un po' di ultimi video, mi fa vedere magari l'articolo di Repubblica che si è centrato proprio su questo, l'articolo più importante, o di Repubblica del Corriere della Sera. Poi inizia a farmi vedere il link a dei post che hanno messo su Facebook le persone più influenti in Italia, quelli che magari hanno più mi piace o più follower. Poi un pochino più in basso magari mi fa vedere anche i tweet più importanti che sono passati su questo argomento. Mi mette un po' di foto, mi mette gli ultimi video, mi mette quello che mi dice Repubblica, mi mette quello che sta dicendo Facebook, quello che sta dicendo Twitter, mi mette quello che ha appena detto il blog di Severgnini magari, o il blog di... A questo punto, qual è una pagina di giornale più bella? Quella di Google o quella di qualunque altro? E dove piano piano andrò ad informarmi? Ecco che è diventato un editore, mettendo assieme tutto quello che c'è di meglio nell'informazione italiana. Questo sta accadendo, noi lo possiamo governare, lo possiamo fare meglio, sta accadendo oggi, possiamo persino immaginare dei format diversi, più interessanti, più vicini, avendone tutte le competenze tecnologiche in Italia. E non solo, possiamo creare lavoro provando ad esportare queste competenze e mettendole al servizio degli altri paesi affinché il mondo non sia ruled, governato solamente da una grande azienda.